che è intramontabile, ha una struttura fisica anche che si presta, diciamo così, a rimanere proprio un sempreverde, però ci sono le altre che avanzano. Sì, se guardiamo la gara della qualificazione abbiamo una ginnasta svizzera e la Itzbasa, la ginnasta romena, che hanno i due punteggi più alti. Purtroppo la Mustafina era una delle probabili vincitrici di questa finale per contendersi il titolo del volteggio, però purtroppo l'infortunio di ieri. Comunque due salti sono molto delicati da eseguire, quindi credo che diverse ginnaste avranno la possibilità di contendersi un posto sul podio. Però vediamo la Ciusovitina, questa grandissima atleta. Un corpo da ragazzo proprio la Ciusovitina. Una ribaltata e un salto teso con un avvitamento e mezzo, leggermente scomposta nell'avvitamento, quindi quella piccola sforbiciata che abbiamo notato ieri da parte del ginnasta tedesco. È un saltellino un po' evidente sull'arrivo, però comunque un grande salto, vero Carmine? Ha affrontato con decisione, sembra di vederla quando abbiamo commentato 15 anni fa le altre gare, ancora la stessa atleta con la stessa dinamica, lo stesso brio, la velocità sempre più marcata per affrontare i suoi due salti. Certo, l'esecuzione forse non è perfetta, però salto di valore, un abitamento e mezzo dal salto avanti carpiato, quindi adesso punterà sul secondo salto e vedremo il risultato a fine della gara con la somma e quindi la media dei due salti. Se pensiamo che ha vinto la medaglia d'oro con la comunità degli stati indipendenti nel 92 a Barcellona, sì, è veramente passato un po' di tempo, direi. Ammirevole. 14.80 come primo volteggio. Vediamo il secondo salto, se sarà anche riuscita a migliorare la sua esecuzione a livello di difficoltà, perché ha sempre presentato uno Tsukara con un avvitamento e mezzo, molto delicato anche per l'arrivo. Vediamo se presenterà l'avvitamento e mezzo o se è riuscita anche a inserire i due avvitamenti, vediamo. Sembra che ha cambiato ancora la morfologia rispetto a Clément Ferrand. Sì, brava, sì. Questo più preciso dell'altro, parte il saltello finale, però veramente dallo stacco dalla pedana fino all'arrivo, gambe perfettamente unite e avvitamenti molto buoni. Sì, ha eseguito molto composta, è stata rispetto al primo a livello di precisione, un buon impatto sulla tavola, l'arrivo abbondante, quindi questo fa notare la spinta incredibile di questa atleta con un saltello in avanti. Comunque i due salti li ha eseguiti bene e quindi è partita per prima e adesso le altre dovranno fare del loro meglio per starle davanti. Allora ricordiamo che la Ciusovitina ha 36 anni, 1,53 m per 43 kg e che proprio l'ultima medaglia l'ha vinta in maniera clamorosa a Pechino all'Olimpiade con 15.575 argento proprio al volteggio, ma sempre a Pechino nell'Olo Round addirittura riuscì a ottenere il nono posto. Sono davvero risultati incredibili per una ginnasta che ha già disputato ben 4 Olimpiadi. Se non ricordo male ha vinto anche una medaglia d'oro ai campionati europei, dove le nostre azzurre avevano vinto, sì, certo, entrambe la medaglia. Eravamo Carlotta Giovannini e la Francesca Benolli. Quindi allora vediamo il punteggio complessivo, è di 14.275 che migliora leggermente il punteggio 14.200 dalla gara di qualificazione. È già partita la Maraciuskoia, che aveva ottenuto il punteggio di riserva con 13.787, ricordiamo che però dopo l'infortunio della Mustafi è stata la possibilità di inserire l'atleta. E poi ricordiamo che la Ciusovitina era entrata in finale con il quinto punteggio, il migliore era stato quello della svizzera Steingruber con 14.525. Chissà se questo 14.275, Carmine, può bastare per arrivare sul podio, sarebbe davvero clamoroso per la Ciusovitina. Sì, probabilmente sì, anche perché come diciamo sempre gioca in casa, quindi potrebbe avere un leggerissimo vantaggio, però lei i due salti li ha fatti molto bene. Diversamente forse da questa ginnasta che inizia con un primo salto, uno Tsukara avvitato, parte da 5.30, quindi non punteggio di partenza molto alto e poi leggera flessione delle gambe durante la spinta e quindi anche un pochino vicino alla linea che delimita l'arrivo al suolo. 13.825 come primo punteggio per la Maraciuskoia.
anche un certo tipo di tattica, Igor, che fino a poco tempo fa veniva svolta, vale a dire fare il volteggio più importante proprio all'inizio e poi quello di mantenimento come secondo, non è sempre così vero adesso? No, perché comunque sai, si pensa che si sta fermi anche diverso tempo, una grossa indecisione sull'arrivo, è stata un po' poco reattiva sull'arrivo e si è lasciata un po' andare. E, sai, se si sta fermi diverso tempo, anche da un punto di vista di riscaldamento muscolare, fai il primo salto quasi per prendere confidenza, quindi può essere una tattica per alcuni atleti, quindi soggettivamente c'è un'interpretazione a questo. E il secondo salto, quello più difficile, hai già fatto un salto, quindi ti sei scaldato e psicologicamente ti puoi sentire anche più sereno nell'affrontarlo, quindi è una tattica che alcuni atleti utilizzano. È molto bassa al momento della spinta sulla pedana e poi quindi sul cavallo, sulla tavola del volteggio, poca reattività, quindi non è aperto assolutamente il corpo prima dell'arrivo. Sì, era infatti seconda riserva questa atleta. 12.30 come punteggio adesso che è arrivato in questo momento, quindi complessivo, frutto di 13.825 e 13.062, molto basso, quindi la Maraciuskaya non può ambire a una zona nobile di classifica. Può essere contenta di aver fatto una finale. Allora, adesso andiamo a vedere una delle favorite, la Rasea, anche se era entrata con 13.937, però sappiamo che vale di più. Sì. Rasea che ha partecipato alla Coppa del Mondo recentemente a Ghent nel 2010, ottenendo il settimo posto, 17 anni. Sì, galvanizzata dal bel risultato di ieri, quindi vediamo oggi. E qui però è andata completamente fuori dalla riga. Vogliamo ricordare, Carmine, cosa comporta andare fuori dalla riga e soprattutto se si commettono dei passi fino a quanto si è penalizzato? Sì, in questo modo la stessa penalità che si hanno a corpo libero quando si esce fuori dalla pedana. Per le ragazze è un pochino più penalizzante perché basta anche stare dentro la linea, le due linee che delimitano la parte esterna dell'arrivo, e già c'è il decimo di penalità. Quando si esce poi con un piede o con due piedi le cose cambiano, perché va ad aumentare fino a tre decimi con i due piedi e 5 decimi se si arriva direttamente fuori con tutti e due i piedi. Ha fatto fatica a terminare il secondo avvitamento, quindi la rotazione nella fase finale, ha dovuto anche leggermente piegare le gambe come vediamo nella fase rallentata e ovviamente molto sbilanciata in avanti con le spalle, per non mettere le mani ha dovuto fare questo spostamento in avanti con la gamba. Non è male il primo punteggio, 14. Vediamo il secondo salto, se sarà un salto di valore, quindi una difficoltà elevata che gli permetterà di migliorare questo punteggio. Una rondata flick, mezzo giro e un salto avanti carpiato. Il salto eseguito correttamente, è stata composta rispetto al precedente. Non molto alto il valore di partenza, quindi si va su un secondo salto per sicurezza, però bisogna controllarlo molto meglio e andare soprattutto molto alto, perché la giuria guarda moltissimo quanto ti stacchi dalla tavola al momento del secondo volo. Quindi possiamo dire che la Ciusovitina al momento può stare abbastanza tranquilla, che la sua posizione non sarà scalzata. Guarda, anche la difficoltà attribuita alla Rasea è piuttosto bassa. Molto bassa. 4,80, esecuzione di 8,65 e dunque di provvisorio come secondo punteggio 13,45. E 13.45 appunto, anzi 13.725 dunque. 13.725 non basta dunque per scalzare la Ciusovitina, che resta al comando. Ma adesso attenzione, perché è il momento della grande favorita, la Steingruber, che in qualifica aveva ottenuto 14.525. Ecco il volto della Ciusovitina che cerca di interpretare i segnali, ed eccola qui la Steingruber. Siamo di fronte a una ginnasta completamente differente, un po' più possente rispetto alla Ciusovitina, anche se alta 1,57 m. Vediamo il primo salto. È finita proprio la finale per la Steingruber. Il salto era il medesimo della Ciusovitina, quindi una ribaltata con un avvitamento e mezzo, è arrivata leggermente con le spalle in avanti e non è riuscita ad avere un arrivo come prevedeva. È rimasta molto chiusa in tutta la seconda fase di volo, quindi i piedi
arrivano sempre sotto, quindi c'è sempre sbilanciamento. Se non si riesce ad aprire nel secondo volo il corpo come prevede il codice, netta apertura prima di toccare con il suolo, ed ecco che le spalle naturalmente pesano moltissimo poi in avanti. Quanto vale come penalità questa, al di là della caduta? Beh, c'è la caduta sempre un punto, e poi esce col corpo mezzo punto perché è uscita con tutto il corpo. Adesso bisogna solo controllare se si sommano due penalità per questa uscita fuori dalla pedana. 13,90 verrebbe in questo momento alla seconda posizione. Può ancora sperare di fare qualcosa la Steingruber? Ma bisogna vedere se nel secondo salto riuscirà a portarlo a termine in maniera corretta. Potrebbe anche compensare un pochino e magari puntare lo stesso a un bronzo, vediamo. Però credo che abbia ridotto la difficoltà, perché visto la media dei due salti, che aveva 14,525, un solo avvitamento non gli avrebbe permesso di ottenere questa media. Quindi probabilmente, presa un po' dallo sconforto, avendo sbagliato gravemente il primo salto, ha preferito non rischiare i due avvitamenti, ha fatto solamente un avvitamento. Anche se, sai, la gara è appena iniziata, fare i due avvitamenti fatti bene, e poi le altre devono sempre portare a termine correttamente il loro esercizio, quindi vediamo adesso come proseguirà la gara. In qualifica dovrebbe aver fatto i due salti, due avvitamenti, o addirittura due e mezzo, non l'abbiamo visto in qualificazione, però per avere quel punteggio almeno 14, due 25, avvitamenti, sì. Avvitamenti dovrebbero averli fatti. Per forza. Allora intanto è uscito il punteggio e va in seconda posizione con 14, quindi pensate che, perché ha ottenuto per questo volteggio ha ottenuto 14,10, quindi pensate che avrebbe ottenuto un punto in più, sarebbe adesso al comando probabilmente Igor con 15,50. Sì, infatti non capisco moltissimo, diciamo, il perché di questa sua scelta, a meno che nella palestra di riscaldamento non gli venivano i due avvitamenti per un qualsiasi problema, questo non lo possiamo sapere, però mi viene da interpretarlo che ha preferito non rischiare. Ed è il momento della tedesca Seitz, entrata in qualifica come penultimo, punteggio 14,175. Brava, un bel salto. Questo salto è veramente fatto bene. Solo la penalità per il passetto finale, leggera scorrata del corpo prima di toccare, però molto bene dal punto, dal lato esecutivo. Molto composta, sì, un bellissimo salto, solo un piccolo spostamento. Ieri ha vinto una bellissima medaglia d'argento dietro la dementiera. Molto brava, corretta, è rimasta molto frontale rispetto alla tavola, quindi ha completato bene i due avvitamenti. Carmine, qui, ecco, avete visto la gamba sinistra, deve andare in avanti per ricongiungersi con la destra, ed è solo mezzo passo, diciamo un passo, oppure è la destra che deve andare, la destra che deve andare verso la sinistra, e sono contati due passi. Esatto, è preferibile che si riunisca la gamba dietro a quella davanti, che non si muove, quindi si evita. Se no c'è un'altra penalità di un decimo, è come se ti danno un altro. È stata molto brava a tenere il corpo perfettamente disteso da quel secondo volo. Buono il primo punteggio, Sì, 14,675 vale il primo posto, ma hai rischiato? Hai visto un rischio? Mi è sembrato che è inciampata quasi prima di spingere per eseguire il salto, quindi vorrei vedere adesso al rallentatore la dinamica, perché è sembrato quasi che ha avuto un momento di indecisione, come se avesse sbagliato un po' il passo prima del presalto. È stata un po' lenta nell'affrontare il salto. 13,70, 14,187. Quindi sale la Seitz, ma resiste ancora il primo posto della Ciusovitina, 14,187. Tuttavia la Ciusovitina non è ancora certa della medaglia, perché ci sono ancora la rumena Isbasa, la svizzera Keslin, la russa Nabieva. Una gara anche questa bellissima, così come il corpo libero maschile. Ricordiamo medaglia d'oro per il rumeno Flavius Tosi davanti ad Alexander Shatilov, e terzo posto per il russo Volosov. Adesso è il momento della rumena Sandra Raluca Isbasa.